Il Covid non è ancora scomparso del tutto, ma è l'ora di infliggere a questo virus un altro colpo, con la prevenzione, con l'attenzione, con misure specifiche. Così si potrà uscire definitivamente dal periodo della pandemia. E mentre si avvicinano temperature più calde, ecco che il ministro della Salute Orazio Schillaci, proprio in questa ottica, ha firmato l'attesa ordinanza che modifica le regole sull'utilizzo delle mascherine negli ospedali, limitando notevolmente l'obbligatorietà, che rimane solo nelle situazioni in cui si trovano i pazienti più fragili. La scadenza del precedente provvedimento era fissato il 30 aprile, cioè domani, e il governo quindi aveva già pensato a una nuova ordinanza dettata dal buonsenso e tenendo conto dei numeri, quelli dei contagi che sono diminuiti, ma anche dei rischi, specie per le categorie più deboli, e visto anche il possibile arrivo di nuove varianti. L'ordinanza di Schillaci rimarrà in vigore fino a fine anno, 31 dicembre, ma entriamo nel dettaglio. Le mascherine saranno obbligatorie negli ospedali, in quei reparti dove c'è maggiore intensità di cura e con la presenza di pazienti fragili, reparti che saranno indicati dalle direzioni sanitarie degli stessi nosocomi, oltre che nelle RSA, cioè le residenze sanitarie assistenziali. E in attesa che il prossimo 20 maggio l'OMS dichiari la possibile definitiva fine del periodo pandemico, il ministro Schillaci ha dichiarato di guardare con ottimismo al futuro e che queste disposizioni sono incentrate sulla volontà di proteggere le persone più a rischio contagio. Schillaci ha anche ribadito che il sistema è pronto a fronteggiare eventuali nuove emergenze per salvaguardare la salute pubblica dei cittadini. Dunque dovranno indossare la mascherina i lavoratori, gli utenti, i visitatori dei reparti di ospedali espressamente indicati e delle RSA, hospice, strutture di riabilitazione residenziali per anziani e non autosufficienti. In tutte le strutture sanitarie, compresi gli ambulatori medici di medicina generale o di pediatria, rimarrà la facoltà dei responsabili di rendere obbligatorio l'uso della mascherina anche in altri reparti o sale di attesa. L'obbligo viene meno per i bambini di età inferiore ai 6 anni, per le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina stessa, nonché per le persone che devono comunicare con un'altra persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo. E il tampone potrà essere richiesto ed effettuato a discrezione delle direzioni sanitarie e autorità regionali, in particolare per l'accesso ai pronto soccorso. Ovviamente, se il 20 maggio l'Organizzazione Mondiale per la Sanità darà la chiusura della pandemia, potrebbero esserci novità. E poi, infine, quali sono le varianti che hanno fatto slittare per ora la fine della pandemia? La più aggressiva è la variante Kraken, in crescita nei numeri Cerberus e Hyperion, mentre sono in discesa i dati rispetto alla variante Centaurus e ad Arturo. È un argomento importante in questo momento che non deve vedere barriere politiche, dobbiamo scongiurare la chiusura del punto di primo soccorso a Pagani, che è logisticamente indispensabile non solo per la nostra città ma per l'intero territorio dell'Agro Nocerino Sarnese. Ognuno di noi ha attivato i suoi canali politici e istituzionali, ho avuto subito risposta dal consigliere regionale Tommaso Pellegrino che ha fatto immediatamente un'interrogazione regionale, occorre però che il Consiglio Comunale si unisca in questa battaglia, tant'è vero che ho proposto di fare ad Oras una conferenza dei capogruppo per decidere insieme le linee comuni da adottare, e devo dire che ha sposato questa proposta l'intero Consiglio Comunale. Sì, intanto abbiamo fatto degli interventi su due problematiche in maniera particolare dove abbiamo fatto un po' di chiarezza, quello del il punto di primo soccorso e quelle delle file che si stanno avendo davanti al distretto sanitario per i ticket e le altre convenzioni. Sul primo punto, sul punto di primo soccorso, abbiamo deciso ovviamente di fare fronte comune nel richiedere assolutamente di vietare la soppressione, pur conoscendo più volte, io ho parlato con il dottore D'Ambrosi, la difficoltà che vive la sanità nel reperire medici, perché il punto principale è proprio questo, la mancanza di medici, in maniera particolare quelli da collocare nelle ambulanze, nei pronto soccorsi e nei punti di primo soccorso, quindi la difficoltà di un turnover, la difficoltà quindi di fare anche ore di straordinario. È un problema che, come dicevo,
nazionale, poi regionale, e il sistema sanitario un po' tutto sull'approvvigionamento di medici che è saltato, sperando che i giovani che hanno fatto parte dell'USCA possano prendere servizio a tempo pieno presso le nostre strutture, fermo restando che il punto di primo soccorso, così come il pronto soccorso, sono problemi, si affrontano problemi estremamente delicati, per cui c'è sempre bisogno del medico di esperienza. Ovviamente chiederemo al dottore D'Ambrosi, ma anche ai vertici aziendali, così come alla Regione Campania, di voler assolutamente confermare il punto a Pagani. Invece, per quanto riguarda i ticket e le varie convenzioni, abbiamo un problema che anche delle agenzie delle entrate, perché tanta competenza delle agenzie delle entrate, se le stanno sostituendo in questo momento i dipendenti dell'ASL, che non sono proprio addetti alla materia su alcune cose, parliamo di ISEE e parliamo di aspetti economici.